Portata la paladina del rock al femminile, look aggressivo e voce graffiante, chitarre elettriche e liriche forti. Dopo 20 anni, Skin e il suo gruppo Skunk Anansie tornano ad esibirsi dal vivo nel loro primo concerto acustico alla Cadogan Hall di Londra, che li espone al pubblico in modo tutto nuovo, tra eccitazione ed un certo nervosismo. Per molti aspetti sono terrorizzata, perché siamo abituati a nasconderci dietro le luci, ad essere questa banda fantastica che suona dal vivo con il pubblico che impazzisce, mentre ora sto lì in piedi a cantare molto piano. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed and the anger builds up inside. Some kind of vulnerability in the lyrics. C'è una certa vulnerabilità nelle liriche, una delicatezza nei testi e in come le canzoni sono costruite, che a volte si perdono un po'. Penso che fare un concerto acustico porti davvero fuori tutta questa bellezza, questa delicatezza e vulnerabilità, e ci espone come musicisti. Viene davvero fuori se siamo bravi o se invece facciamo pena. Il gruppo britannico, 5 album, tra cui l'ultimo Black Traffic, uscito lo scorso anno, ha venduto 5 milioni di dischi. Skunk Anansie sono nati nel 1994 e si sono sciolti 7 anni dopo. La loro passione per la musica ha fatto riunire il gruppo nel 2009, ma nel frattempo il mondo della musica è cambiato molto. Penso che oggi, 10-15 anni dopo, l'industria discografica sia ossessionata dalle band di ragazzini, che è fantastico, ma a me piace anche la musica dei vecchi cantanti jazz, ad esempio. Penso che per noi la cosa più difficile sia la varietà, o meglio la mancanza di varietà. Se non sei in un certo modo, sei fuori. Thank you.